Allora, siamo qua a Terme Vigliatore, nel punto cruciale che puntualmente viene colpito dall'alluvione e dal fango. Allora, proviamo a capire da dove viene questo fango. Ecco qua. Come vediamo, qui sotto a questa strada, tanti tanti anni fa esisteva una saia che poi è stata coperta e l'acqua è stata incanalata. Ok, vediamo che qua ci sono le grate. Ok, e qua possiamo vedere i tubi di scolo delle acque. Ok, puntualmente queste grate vengono otturate perché il fango che scende da monte le intasa e quindi l'acqua non riesce più a defluire e quindi se ne va verso la nazionale, se ne va verso le case. Adesso continuiamo a salire e vediamo quello che c'è in alto. Ecco qua, stiamo percorrendo questa strada che un tempo era una saia, ovvero una specie di torrente come il Longano, quindi con le pareti laterali e l'acqua vi scorreva dentro, poi è stata coperta e sono state fatte le tubazioni, come dicevo, per scorrere l'acqua. E vediamo che c'è soltanto quella piccola grata che abbiamo appena visto e adesso più in alto ce n'è una più grande, ma che si ottura costantemente ogni volta. Eccoci qua, salendo ancora incontriamo questa seconda grata, questo piccolo tombino e questa seconda grata che è abbastanza grande, però evidentemente il materiale è così tanto da non permettere il deflusso delle acque. Ecco qua, se noi andiamo a guardare all'interno della grata, ecco, si può vedere benissimo che il fango, i detriti sono altissimi, insomma questa grata non esiste più. In questo momento questa grata non funziona perché è totalmente otturata, quindi se arrivasse adesso un'altra alluvione, ecco che il fango passerebbe esattamente dritto e andrebbe nelle varie case, andrebbe alla solita zona d'alluvione di Terme Vigliatore. Come vediamo, qui c'è ancora del materiale che è stato tolto, qui c'è una bella montagna di materiale che è stato tolto dopo l'alluvione di giorno 28 di novembre, oggi è il 30. Ecco qua, materiale che è qui da due giorni, non è stato ancora spostato. Ecco, vediamo qua, incontriamo un'altra piccola grata. Ovviamente quando scende il fango e i detriti si vanno a otturare le griglie e quindi l'acqua non defluisce e va verso sotto. Tutta questa fanghiglia, questi detriti scendono dalla vecchia saia di Contrada Rosa che adesso andremo a percorrere per capire da dove è il punto di origine di tutta questa sporcizia. Ok, adesso stiamo imboccando la saia di Contrada Rosa che in pratica raccoglie l'acqua da varie saiotte interne, da vari terreni privati. Adesso la percorreremo per circa 500 metri e ci avviciniamo al punto dal quale scendono tutti i detriti che abbiamo visto al paese di Terme Vigliatore. Ok, stiamo continuando a percorrere la saia. Ecco qua, vediamo che da agosto la saia non è stata ripulita, ma praticamente tutto il materiale che si è aggiunto alla vecchia saia, oltre mezzo metro di materiale, è stato soltanto spianato, ma è rimasto qui. Quindi questo già è il primo punto dal quale partono i detriti. Qua vediamo che ad agosto addirittura questo muro in pietra è crollato completamente. Eccoci qua, noi siamo venuti da questa parte e questo è il punto in cui si vanno ad incontrare diverse strade. Abbiamo da questa parte a destra la continuazione della saia, della vecchia saia. Da questa parte abbiamo la strada comunale, come vedete, distrutta, che porta alla mia abitazione, porta a varie altre abitazioni e campagne, e qui a sinistra la strada che collega verso la Contrada Marro. Ma noi andremo adesso lungo questa strada, risaliremo questa strada per capire da dove partono i detriti. Ecco qua, stiamo percorrendo questa strada. Ok, stiamo continuando a percorrere questa strada che è parecchio lunga. Adesso ad un certo punto sono costretto ad abbandonare la macchina per proseguire a piedi perché, come vedete, è completamente distrutta. Ok,
Adesso sono a piedi, sto percorrendo questa strada. Come vedete, da qui è passata parecchia acqua, moltissima acqua, probabilmente la quasi totalità dell'acqua e dei detriti che poi sono scesi nel paese di Terme Vigliatore. Questa strada è stata già alluvionata l'8 di agosto, ma è rimasta in queste condizioni e quindi continua a portare tutti questi detriti. Ma questo è niente, perché adesso saliremo per qualche centinaio di metri e andremo a vedere da dove vengono questi detriti. Ecco qua, vediamo che questo era un terreno terrazzato e l'ha completamente distrutto. Adesso il terreno è a livello della strada. Quindi tutto questo materiale è finito ad agosto a Terme Vigliatore. Ok, stiamo continuando a salire. Vediamo che questa strada che era cementata è completamente coperta di detriti per chissà quanti centimetri. E questo è tutto materiale instabile lasciato qui che l'alluvione si porta dietro. Ecco qua, vediamo che strada facendo incontriamo questo terreno completamente scosceso con l'albero che sta per cadere. Questo albero sarà trascinato a valle e andrà ad otturare i tombini, a fare danni e robe varie. Continuiamo a salire. Ecco qua, vediamo la strada, ex strada in cemento con le tubazioni, completamente distrutta dal mese di agosto. Ok, stiamo continuando a salire, stiamo arrivando nel punto critico dove evidentemente è partita tutta l'alluvione di agosto e continua a scendere tutto il materiale. Ecco qua, qua incontriamo un terreno privato con un mezzo cancello perché l'altro mezzo evidentemente se l'è portato l'alluvione ed entriamo all'interno. Ecco, qua vediamo come l'acqua che scende va a scavare questi bei solchi. Ecco qua, qua ci sono dei solchi di quasi mezzo metro, io ci sto passando dentro. Ok, questo è tutto materiale. Rami, erbe, tutto questo materiale buttato qui. Ecco, guardate l'altezza. Questo è tutto un fiume. Qua sto continuando a scavare. Ecco qua, faccio vedere che questo pezzo di terreno è più alto di me, è 2 metri. Io sono in un fiume largo 4 metri e alto 2 metri. Ecco qua, questo è un fiume. Ecco qua, qui è dove passa l'acqua. Qua si vede benissimo la traccia dell'acqua e qui si vede benissimo da dove è scesa l'acqua. Ora andremo ancora più sopra. Ok, adesso vediamolo da quest'altra prospettiva. Sono dalla parte superiore questa volta. Vi faccio vedere tutta la parete che praticamente sta franando. Sta franando tutta la parete. Ecco qua, è talmente verticale che con un po' d'acqua si va a sgretolare tutta. Andiamo ancora avanti. Ancora avanti, questo è il canyon che ho attraversato prima a piedi dalla parte inferiore. Ecco. E qua la furia dell'acqua che arriva, sbatte contro questa parte e si butta in quel canyon. Ecco qua, qua vediamo questi solchi, quindi l'acqua che scende da questa parte qui. Vediamo i solchi. Ma la parte consistente dell'acqua scende da qui. Quindi qui c'è il canyon e questa è la strada che fa l'acqua. Se ci avventuriamo all'interno di questo canneto, riusciamo bene a capire che incontra tutto questo materiale, tutti questi detriti e se li porta a valle. Ecco qua, qua in mezzo a questo canneto vediamo le varie vene, i vari percorsi che l'acqua fa per arrivare giù. Sto continuando ad avventurarmi in questo canneto, in mezzo a questi alberi, per capire da dove viene quest'acqua.
Qua sto riuscendo a passare, questa è una grossa vena, questa è una grossa vena di acqua, come vedete, di detriti. Ecco qua, sto continuando a salire, stiamo seguendo le vene dell'acqua, si vede benissimo il letto, quindi i solchi che l'acqua scava quando scende. E oltre qui non si riesce ad andare. E allora, qui siamo esattamente sotto la Contrada Marro. Qui in alto, da questa parte, c'è la pizzeria History. C'è la pizzeria History, un pochettino più sopra ci sono due canaloni che adesso vi farò vedere, che confluiscono l'acqua che scende da Marro, dalla parte alta, e la buttano qui sotto, creando questi canyon. Ok, sono uscito dal canneto, sono di nuovo dove c'è il canyon, mi stavo ammazzando, e vediamo qui le pareti, non si riesce a capire bene, ma ci sono le radici di fuori, man mano che scende l'acqua queste vengono tutte giù, questi terreni vengono giù, franano. Vediamo anche da questa parte come le terrazze vengono giù con la furia dell'acqua. Vediamo qui c'è sicuramente un'altra vena grossa di acqua che scende, ci sono dei solchi qua paurosi, ci sono dentro completamente. Ecco qua, questa parete c'è quell'albero che sta per cadere, vediamo questa parete che è completamente verticale, sta per cadere giù. Accanto al canyon abbiamo un altro bel canalone, che sembrava piccolo ma effettivamente è oltre mezzo metro. Vediamo qua tutti i vari rami, le cose che poi si trascina a Terme Vigliatore. Ecco qua, questo canalone viene creato da questi solchi verticali nei terrazzamenti, quindi tutta l'acqua che scende anche da questa parte. Questa è una montagna alta, va a salire e arriva a Marro, dove adesso noi andremo per capire quest'acqua da dove arriva. Qua siamo a Marro e la parte sovrastante, la vallata che abbiamo visto prima, e strada facendo vediamo che qui c'è una strada dove passano ovviamente i residenti, passano le macchine, ed è completamente scavata. Ecco qua, vediamo tutta l'acqua come fa i solchi man mano che scende. Ecco, e va a valle, si va a ricongiungere con quell'altra vena che abbiamo visto, dove io dico che c'è il canyon, si va a ricongiungere e scende tutta a Terme Vigliatore. E qui è anche pericoloso perché la strada può crollare. Ecco, da qua si vede meglio come la strada è praticamente sullo strapiombo. Se parte quest'altro po' di terreno, la strada viene giù. Eccoci qua, siamo a Contrada Marro, accanto alla pizzeria History. E vediamo qui che ci sono uno e due canaloni che praticamente vanno a buttare l'acqua in quel canneto, in quel canyon che abbiamo visto poco fa. Quindi qui sotto è dove eravamo poco fa, dove c'era tutto quel canneto scosceso, dove passa il fiume. Vediamo, ci sono anche degli alberi caduti, vediamo il terreno di fronte che sta per cedere pure. Ecco qua. Adesso saliremo per capire quest'acqua da dove parte. Qua vediamo nel frattempo tutta la fanghiglia, perché qui l'acqua arriva, risiede perché non può andare avanti perché la strada va in salita, e quindi l'acqua si raccoglie qui, si è scavato questi solchi e va a finire in quel canyon. Ok, stiamo continuando a percorrere la strada che sale dai due canaloni che abbiamo visto. Vediamo che qua la strada è dissestata, è scavata perché la furia dell'acqua che viene dall'alto. Ok, stiamo percorrendo ancora questa strada che sale, vediamo i solchi dell'acqua che man mano nei vari terreni si va a creare delle saiotte e va comunque a ricongiungere sempre in quel canyon. Ecco qua, vediamo la strada distrutta, anche la mia macchina l'ha visto. Ecco, vediamo qua come
ci sono dei veri e propri canaloni in questa strada completamente distrutta, quindi qua passa una quantità notevole di acqua. Eccoci qua, siamo ad un incrocio e vediamo da dove viene quest'acqua. Allora, una parte viene dai vari terreni privati, andiamo ancora avanti. Ecco, strada facendo possiamo notare che dai vari terreni privati si formano dei canaloni nei sentieri, che sembrano piccoli canaloni, ma tutti sommati insieme fanno la quantità. Ecco qua un altro bel canalone, vediamo qui tutto il fango, il pantano che si è creato. Una volta che qui si riempie la strada, ovviamente si butta nelle campagne sottostanti e si va a ricongiungere nella strada asfaltata che abbiamo appena attraversato con la macchina. Ecco qua un altro bel canalone, andando ancora avanti. Ecco qua, ecco, vediamo come l'acqua, arrivando in questi punti, in diversi punti, si va a riversare nei terreni sottostanti e quindi poi si va a ricongiungere, perché i terreni vanno in parte a scendere verso la strada asfaltata che abbiamo attraversato e quindi si vanno ad unire a fare forza. La cosa assurda è che da questa parte andiamo a trovare il fiume di Terme, il torrente Patrì. Quindi se andiamo a guardare da questa parte, ecco, si vede, c'è il ponte Termini, ecco qua il ponte Termini, e lungo questa traiettoria c'è il torrente Patrì che passa. Quindi quest'acqua, anziché andare verso il fiume, se ne va verso Terme Vigliatore. Ecco qua, qua c'è, vediamo la parte alta di Terme Vigliatore, ci sono, vediamo, delle villette, e da qui parte una notevole quantità di acqua che, anziché andare verso il torrente, se ne va verso l'abitato, all'incrocio con la strada asfaltata. E adesso andremo in quest'altra direzione. Questa è una strada privata, non ci sono delle abitazioni. Ecco qua, stiamo percorrendo questa strada privata. Qui vediamo che alle spalle c'è la parte alta di Terme Vigliatore, cioè la parte da cui probabilmente parte tutta l'acqua, che poi prende varie strade, si ricongiunge e causa l'alluvione a Terme Vigliatore. Quindi questa parte in alto. Ecco qua, vediamo la parte alta dove ci sono quelle villette, quindi tutta l'acqua scende, scende lungo tutti questi terreni, arriva in queste strade e prosegue verso i terreni qua e si va ad incanalare nel mio terreno, il terreno giardina, dove c'è un'altra grossa vena di acqua che scende. Ecco qua, qua possiamo vedere bene i solchi di quest'acqua che scende. Ecco qua, stiamo proseguendo lungo questo canalone, possiamo vedere bene. Ecco, vediamo qua i solchi scavati dalla furia dell'acqua e vediamo qua in alto da dove viene quest'acqua. Viene dalle montagne, dalla parte alta. Questa poi, scendendo, va verso il mio terreno e quindi porta via tutti i detriti, mi ha distrutto il terreno e arriva a Terme Vigliatore portando via il fango. Mentre da questa parte c'è la saia e l'acqua dovrebbe andare nella saia e invece va verso il mio terreno. E vediamo che quest'acqua viene deviata verso il basso, in direzione delle case, dove sta William, dove c'è il terreno con la casa Cambria, dove poi sfocia nel mio terreno. Ecco, qua vediamo come l'acqua scende da questa parte.
arrivato in questo punto, si butta dalla parte sottostante. Da questa parte l'acqua, scendendo in questa vallata, si va a ricongiungere con la saia, dove effettivamente l'acqua dovrebbe andare, ma non tutta l'acqua viene da questa parte, perché prosegue dritta, come abbiamo visto prima, prosegue in quella direzione e va verso il mio terreno, accanto alla mia abitazione e all'abitazione della signora Iannello. Ecco qua, siamo al di sotto della strada privata che ho ripreso poco fa. Ecco qua, vi dicevo, la casa del signor William, dove l'acqua gli passa attraverso la casa, perché anziché andare verso questa parte dove poi c'è la saia, l'acqua scende verso questa parte e si ricongiunge con tutta l'acqua che scende dalla parte alta che abbiamo visto prima, attraversa questi terreni privati. Ecco, possiamo vedere qui giusto qualche vena. Ecco qua, qua si vede, nel video non si vede bene, ma c'è una bella vena di acqua che scende, 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 scende. Ecco qua, si ricongiunge con altre vene. Ecco, va giù da questa parte. Qui c'è, da questa parte non si vede, una vallata che va a raccogliere diverse acque. Poi vediamo le varie vene che si sono create. Ecco qua, vediamo che queste vene vengono a sfociare qui, questo terreno. Qui non si riesce a vedere perché ci sono gli alberi, ma questa è tutta una vallata, quindi montagna da una parte, montagna dall'altra. Tutta l'acqua di quella strada privata che abbiamo visto prima si viene ad incanalare qui. Qua erano stati fatti dei tubi per lo scolo delle acque, ma non sono stati sufficienti, ed ecco che qua ha frenato tutto e l'acqua prosegue verso sotto, verso il mio terreno, terreno giardina, attraversando in mezzo tra la mia abitazione e l'abitazione della signora Iannello. Ecco, ci siamo spostati, siamo esattamente sotto al punto dove abbiamo visto quella vallata con i tubi rotti. Quell'acqua viene a confluire in parte qui, dove c'è questa cascata, e in parte lungo i sentieri. Va a dissestare i terreni, poi si riunisce e va a confluire tutto verso questa direzione. Qui siamo nel terreno della signora Iannello. Ecco, qua ha distrutto alberi, ha distrutto strade, tubi di fuori, vedete un canalone lì sotto, e proseguendo va verso il mio terreno, trascinando ovviamente fango, detriti, rami, alberi e così via. Ecco, l'acqua che scende dal terreno Iannello prosegue lungo questa traccia e va a finire nel mio terreno, che ha scavato un po', e là sotto ha scavato un vero e proprio fiume. Ecco, vediamo qua il corso dell'acqua, vediamo come ha distrutto il mio terreno. Ecco qua, trascinando di tutto. Questo è il punto dove l'acqua che attraversa il mio terreno si va a ricongiungere con la strada cementata che scende dal canyon, e quindi queste acque vanno poi a confluire insieme verso la saia di Contrada Rosa e quindi verso il paese di Terme Vigliator. Per finire, qui possiamo vedere alle nostre spalle tutta la parte alta che abbiamo visto, che abbiamo visitato. Questa è la parte della strada di marro che sta per crollare, e dall'altra parte vediamo l'abitato di Terme Vigliator. Possiamo vedere la saia dove confluiscono tutte le acque, tutte le varie frane che abbiamo documentato. Ecco qua, questa è la saia, prosegue lungo questa tratta e arriva all'abitato di Terme Vigliator.